questo, un sogno che si realizza, è un sogno che si realizza per tutto lo staff e che probabilmente di qui a 9 mesi, i mesi della gravidanza, diventerà il sogno che si realizza per una serie di coppie calabresi che finora sono state costrette ad emigrare, dal momento che in Calabria non c'è mai stato un centro pubblico di terzo livello. Questo è il primo. Terzo livello significa che noi potremo assistere le coppie affette da infertilità attraverso tecnologie di primo livello, quindi la semplice inseminazione intrauterina; secondo livello, fecondazione in vitro; terzo livello, addirittura in grado di andare a recuperare i gameti, ad esempio dal testicolo nei casi di azoospermia, di infertilità grave. Giornata storica per la Calabria, che inaugura oggi il primo servizio di procreazione medicalmente assistita al terzo piano dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. Mi piace anche ricordare che è anche il compendio importante di un percorso pensato dall'azienda per le famiglie, per le donne. Abbiamo lavorato sulla breast unit, che è la filiera, diciamo, di risposta sui tumori femminili del seno, e anche questo centro sarà a breve accreditato unico in regione. Un centro pubblico per la gestione delle problematiche dell'infertilità di coppia, dunque, dotato di una strumentazione all'avanguardia che vede la luce dopo più di 10 anni di attesa. Questa cosa nasce con l'autorizzazione 15 anni fa ottenuta a fare centro di terzo livello regionale, e quindi è proprio questa gestione che ha consentito alla fine di fare questo pezzo che era assolutamente imprescindibile per una ginecologia regionale di livello. Fino al precedente piano sanitario questa prestazione non era riconosciuta all'interno dei livelli essenziali di assistenza. Non appena c'è stato il riconoscimento dentro i livelli essenziali di assistenza, l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, anche con un raccordo sistematico con la regione, siamo all'avvio di un'attività che è straordinariamente importante. Rossella Galati per la CNews 24.